intervenire. L'arma diventa un modello di meditazione e l'arte diviene un'arma. In un momento socialmente difficile che abbraccia questi tempi di acciaio, dove la meditazione diviene l'arma dei veri giganti e dove la riflessione diviene quasi un irraggiungibile lusso. Scalzi, in tempi frenetici, corriamo alla ricerca di una scorciatoia al peso dell'economia. L'economia che attanaglia la quotidianità e quando divenire incanto, perché ancora lo vuole sentire e sentirsi in lingua con il mondo, è solo un sogno, quando l'avidità che procura la corsa per colpa dello scorrere del tempo ci invita a saltare per divenire socialmente migliori. Allora, diventa tua arma, diventa tua comunicazione, diventa arma di esplorazione, diventa ed inventa il tuo divenire. Ma posso io? Artista che ho sempre usato il pennello, antico strumento di meditazione e interazione con l'arte, usare un'arma e donare anche solo per oggi ad essa un nuovo uso al fine che possa divenire ciò che l'umano, immaginando, sogna. E allora, un'arma per meditare e l'arte per colpire e divenire quello che non è mai stato in essere.